Tutto pronto, si parte, si apre il sipario su quest'ultima domenica di Sbordone League del 2022. Ultime partite, ultimi verdetti, si gioca, si apre con Arsenal Scimmialen, una sfida di under tra due squadre che ormai non hanno molto da dire a livello di classifica, ma vogliono entrambe chiudere con tre punti. Lo Scimmialen per riscattare in parte una brutta stagione dopo un'ottima stagione la scorsa edizione, mentre l'Arsenal è una squadra nuova entrata in corsa, deve ancora prendere confidenza con il nostro circuito e vuole farlo oggi cercando la prima vittoria, appunto, come questo nuovo gruppo. Ciao Marco, complimenti all'Argentina campione. Tocco e destro alto, da avanzo che la mette lunga, Barone! Di Pierno prova a rovesciare, prende un po' tutto! E poi c'è il gol di Pagliarulo, 1-0. Intervento del VAR, c'è fallo in attacco. Gioco pericoloso di Pierno. Barone, testa, trova anche d'avanzo, che può calciare! E c'è il primo intervento di Frank di questa lunga giornata. Bella, sfiora. Rosso, appoggia, dipinto, palla fuori, altra occasione. Barone, doppio rimpallo, Barone esce lui però. Palla dentro, De Fortis, sbaglia. Barone, palla lunga, d'avanzo, pizza sempre lui. Barone, riparte, 3 contro 3. Barone, calcia, e Natale deve allungare. Ancora Barone, prova il lancio, su d'avanzo, liscio. D'avanzo all'angolino, 1-0 Scimmialen, meritato questo vantaggio per i rossi. Pierno, destro interessante, a pallone con i pugni, Caputo si gira bene, chiuso, la palla resta lì, sacco, no, incredibile. Caputo appoggia, Di Pierno va sul destro, bella giocata, parte il tiro, reazione calabrese, palla che è. Finisce così il primo tempo, 1-0 per lo Scimmialen. Anzo, ricordiamo, anche un gol annullato all'Arsenal. Mentre è dipinto, taccia bene Malardo. Gioca Barone, 1-2 con Pagliarulo, involontario. Poi Barone rimescola, De Fortis con Pagliarulo. Brandi chiude, dipinto di testa sfiora. Filella mette giù, Filella prova a lanciarsi, palla che arriva a Rosso! 2-0, non ci crede nessuno. Perché nessuno ci crede che ha segnato Rosso? Sono due anni. Guardate d'avanzo in ginocchio. Perché nessuno crede che da primo gol, d'avanzo con le scimmie. Primo gol Rosso. 2-0 per lo Scimmialen, parte Barone col destro, Natale, poi la doppietta di Rosso. L'ho detto, siamo sotto Natale, il miracolo di Natale. Formare i gentili ascoltatori, tanta attenzione, non vuole, vuole portarsi il pallone a casa Rosso. Rosso, palla dentro, al volo De Fortis. Attenzione che qua sta succedendo di tutto, e con le mani cerca ancora Rosso, attenzione, la tripletta di Rosso. La tripletta di Rosso. Tre gol in una partita. Baby shower nel frattempo. Abbiamo di tutto e di più. È femmina. È femmina. Auguri. Auguri. Barone col destro centrale. Barone. Lunga, Filella, pallonetto e salvataggio sulla linea. Poi Barone, messo giù. VAR, calcio di rigore per lo Scimmialen, fallo su Barone. Calabrese col destro, traversa. Poi Filella, palla alta. Arriva il fischio, destro di Barbatelli tra le braccia di Avallone. Palla lunga, eccolo De Fortis, Filella. Mamma mia, ha sbagliato tutto.
Paiarulo prova a lanciarsi di testa, poi Brandi chiude, c'è Sacco, controlla, destro, e poi occhio a questo tocco, destro, palla fuori. Calcio di rigore per l'Arsenal contro Vallone, parte di Pierno, finta e poi destro, l'aveva toccata Vallone ma non è bastato, la recupera di Pierno che prova a calciare e palo gol, 4-2 di Pierno, no, col destro alto, arriva il fischio finale, vince lo Scimmialand 4-2 contro l'Arsenal. Allora, fine match tra Arsenal e Scimmialand, partiamo dall'Arsenal, nuovo team di Barbatelli. Allora, altra sconfitta, ovviamente non è facile entrare in corsa in un torneo, dovete ancora ben prendere magari più confidenza con il campo, con il torneo, con le squadre avversarie, però insomma, arrivato alla conclusione di questo girone, quali sono le tue sensazioni sulla squadra, sul futuro e su anche su questo torneo? Allora, abbiamo i giocatori giusti, però dobbiamo un po' capire meglio i nostri ruoli, ognuno deve tenere il proprio ruolo e ecco, forse dobbiamo ancora conoscerci un po' meglio. Questa penso sia stata la partita che ci abbia fatto capire i nostri ruoli, come siamo messi e che squadra siamo. Io penso, cioè, che detto questo possiamo puntare anche avanti. Cioè, allora, no. Grazie Barbatelli, un augurio e buon Natale. Grazie. Buon Natale. E forza Arsenal. Forza Arsenal. Ciao Barbatelli, parliamo invece con Rosso. Allora, i tuoi amici hanno detto il miracolo di Natale che si è avverato, tripletta dopo non aver mai segnato con questa maglia nel nostro circuito. Allora, chi dedichiamo questa tripletta? Beh, già la sola risposta. Alla mia ragazza che non c'è. Che non c'è, l'unica meglio volta che non c'è. Ecco, perfetto. Adesso anche single per Rosso, se questo è il risultato. E allora siamo arrivati alla fine di questo girone, parlando di cose serie. Sì. Avete avuto molte difficoltà rispetto alla scorsa edizione. Qual è il, diciamo, bilancio di fine anno? Perché poi bilancio di fine anno è che potevamo fare molto di più, però vabbè, sono contento per questa vittoria, quindi adesso dobbiamo puntare in alto alle prossime partite e dobbiamo vincere di squadra. E allora, grazie, complimenti per la tripletta, auguri di buon Natale. Auguri di buon Natale e forza Scimmialand. Forza Scimmialand e anche buon anno nuovo, perché tanto poi ci vediamo nel 2023 con lo Sbordone League. Noi ci salutiamo, perché poi c'è un'altra partita.